portato un pacco Happy Birthday per l'affitto sto mese in un limone, yo. E ciao, io sono Electric Abu e oggi parliamo del flex. Il concetto di flexare e non del tipo che taglia le barche per dimostrare che il suo nastro adesivo è il migliore. Non di 6ix9ine che è finito in galera e che esce fuori avesse solo 1,5 milioni nel conto, che poi, solo. Per 1,5 milioni, beh, io ci metterei sopra la firma con il sangue. Ma soprattutto, cos'è flexare? Beh, il termine flexare ce lo spiega Giulio Alberto, che ha cortesemente risposto a qualcuno su Yahoo Answers, la pagina più affidabile sul web. Quanto è vero che mi chiamo Gianfilippo della Rosa Ramirez Parasio, sto ceppo 69. Viene dal verbo flettere in italiano, quando sollevi dei pesi, quando fletti il braccio in generale. Immagina di alzare un peso col bicipite per allenarti. Ecco, è esattamente questo il gesto. Nasce semplicemente dal fatto del far vedere i muscoli nelle foto o nei video trap, ma potrebbe avere un collegamento col sollevare soldi e le buste e... Ok. Flexare vuol dire sbattere i soldi e i propri costosi beni in faccia di chi non li ha, o in particolare più, in faccia di coloro che non hanno creduto in te. Gli artisti contemporanei flexano perché, a detta loro, essendo arrivati dal nulla, essendo partiti senza un dindo in tasca, ora devono schiaffare in faccia i big money a tutti quelli che non hanno creduto in loro, a quelli che magari hanno detto «Ma vai a lavorare, cretino!». E in parte è qualcosa in cui io mi rispecchio. Troppe volte ho sentito, con i disegnini non ci campi, scemo, vai a lavorare. Ma la differenza tra me e loro è che io quando flexo è perché mi sono permesso una bottiglia di pecorino da ben 5 euro piuttosto che il Falerio da 2 o il Tavernello. Io quando flexo è perché ho preso la carta igienica morbida di marca e per il mio culetto è un sogno e non quella ruvida dell'Eurospin che sembra carta vetrata. Quando io dico eyes on my teeth è perché probabilmente ho davvero il ghiaccio sui denti. Quando dico chain on my neck è perché probabilmente dopo aver dato così tanti soldi allo Stato per tasse solo nel primo anno da libero professionista decido davvero di mettere una catena al collo per trovare pace eterna. Ci sta, flexare ci sta, sì, in faccia a coloro che non hanno creduto in te, con eleganza però magari, non dicendo in ogni cacchio di frase del tuo nuovo track. Io stesso amo e ascolto il trap, ma bisogna ricordarsi che non lo stai sbattendo in faccia solo ai miscredenti, bensì in faccia ai giovani che ti seguono e che ora venderebbero anche la madre per avere le scarpe limited edition da 500 euro, peggio ancora l'anima per fare belle views su YouTube in modo malsano. The trap house, la mia crib bitch, many fresh on the building. What the fuck is good, huh? Questo è quanto, è il mio punto di vista. Ditemi voi il vostro nei commenti se non avete nulla di meglio da fare se non attendere che arrivi la prossima sessione di esami tra YouTube e anime su Netflix picchiando il vostro piffero come se vi dovesse dei soldi sperando in un 18 politico chissà magari laurearvi, e iscriviti o ti cancello la cosa più importante che hai, ovvero il tuo account di Fortnite. Ciao. Konnichiwa, arigato, konnichiwa.